Siamo con Stefano Masanti a Madesimo, una bellissima località di montagna vicinissima alla Svizzera e lontanissima dal mare, perché mi risulta che sia il luogo in Italia più distante dal mare, giusto? Esattamente, sì. Ecco, la storia del tuo ristorante, del Cantinone. Il Cantinone nasce come magazzino dell'albergo di famiglia, l'Hotel Androssi. Poi dopo qualche anno mio nonno ha lasciato l'albergo a mio padre e si è ritirato nel Cantinone. Cantinone perché era stato scavato e poi rimesso sottoterra. Poi nell'88 ho preso le redini io del locale. Abbiamo aggiunto la pizzeria, abbiamo aggiunto il ristorante. Poi sono appassionato di vini, mi sono appassionato piano piano sempre di più alla cucina di qualità. Ho girato tanti ristoranti, ho fatto qualche corso, eccetera, e nel 2008 abbiamo ricevuto la stella Michelin, che è stato un po' il coronamento. Il centro di un ristorante naturalmente è la sua cucina. Tu hai di recente, molto di recente, cambiato modalità di cucina, quindi sei passato dai fuochi all'induzione. Com'è stato questo impatto? Divertente, la cucina a induzione è molto più sensibile, molto più regolabile, molto più modulabile, e all'inizio io ho dovuto prenderci una mano, perché proprio la reazione è immediata, e poi quando si prende la mano è assolutamente un altro mondo, cioè si riesce a avere delle cotture millimetriche o delle rosolature che con una cucina a gas non sono impensabili. Noi risparmiamo rispetto a prima, credo almeno un'ora e mezza al giorno di tempi di riassetto della cucina. Cos'è importante per te nella progettazione di una cucina? La fortuna di essere uno chef proprietario, che la cucina te la scegli e te la crei su misura. Quello che andiamo a cercare è soprattutto la comodità e l'affidabilità della cucina. Devi avere la comodità di poterti muovere senza intoppi, quindi spazi corretti, anche perché poi in una cucina come la nostra ci si muovono 7, 8, 9 persone. Cosa non potrà mai mancare nella cucina di Stefano Masanti? Sicuramente un tagliere, un coltello, delle buone pentole e una buona stufa. Senti, per quanto concerne invece quello che ti piace fare in cucina, quali sono gli ingredienti che ami di più? Ma mi piacciono un po' tutti, soprattutto di stagione ovviamente, però essendo in montagna e poi avendo probabilmente papà cacciatore, mi è sempre piaciuto tantissimo cimentarmi con le selvaggine, cervi, caprioli, camosci. Una cosa familiare fra me e mio padre: lui va a caccia, io cucino. Una filiera di famiglia, ma è anche un mangiarsi il territorio, una cosa un po' ancestrale, sacrificio di un animale che poi noi utilizziamo tutto, cerchiamo di cucinarla nella maniera migliore. Ecco, a proposito di rispetto e sostenibilità, come la vedi la cucina in un futuro prossimo? Secondo me sarà sempre più conviviale. Ovviamente il prodotto deve essere di alta qualità, gli abbinamenti devono essere interessanti, devono essere intelligenti e funzionare, non cose strane. Al centro ci metto proprio socializzare con gli amici, con la famiglia, quello che poi va alla fine. Cioè stare bene, fare un'esperienza. È la nostra cultura italiana. E la sostenibilità è sempre più importante, quindi anche con le cucine moderne si consuma molta meno energia, l'energia viene calibrata in funzione della cottura, quindi sicuramente anche rispetto dell'ambiente un po' diverso. Bene, Stefano Masanti, il Cantinone, Madesimo, grazie di questo tuo tempo e alla prossima. Grazie mille.